La ragione per votare no sostanzialmente è una sola, perché è vero che la riforma probabilmente a questo punto sarebbe utile ed opportuna, ma questa riforma è sbagliata perché concentra il potere in maniera intollerabile in capo all'esecutivo, cioè al governo, e questo francamente è una cosa che non mi pare che vada nel senso di aumentare i diritti e i poteri dei cittadini, ma va proprio nella direzione opposta, e perciò bisogna in questo caso votare no. Poi dopo eventualmente ci sarà il tempo per fare una riforma migliore che lasci i cardini della Costituzione così come ce l'hanno dati i nostri padri.